Ciao a tutti ragazzi, io sono Eros, Rasatura Tradizionale. Il gruppo che vedete alle mie spalle è il mio gruppo Facebook, La Rasatura Tradizionale Capassione Milanese Calabrese, che lascerò in descrizione come tutti i miei social. Ci tengo a sponsorizzare il canale YouTube di Fabio e lascerò in descrizione anche il mio codice affiliato per quanto riguarda la Zoe Goodfellas. Inizio con le mie mascotte, ovviamente abbiamo sempre Squirtle, che fa compagnia da anni. Poi abbiamo il Joker in veste medievale, poi abbiamo il tomato, ragazzi. Oggi andiamo a provare un set particolare. Infatti, non so se avete visto il mio post sulla community, o comunque poi farò vedere che tipo di sapone è. Infatti, è tutto misto perché il sapone è una cosa, l'aftershave non c'entrerà niente e balsamo idem. Ho mischiato tutto perché, ovviamente, questo sapone che mi ha, diciamo, abbiamo diviso con Fabio. Non aveva l'after abbinato, mentre ne ho alcuni, come vedete lì in fondo, che sono con quattro aftershave abbinati. Adesso mi vado a preparare e ci vediamo tra qualche secondo, ragazzi. Rieccomi qui. Il sapone in questione è Island in the Sun, questo. Ovviamente poi andrò a girare con Yucat la telecamera, quindi lo dovreste leggere correttamente, perché qui così lo vedete al contrario. Teoricamente lo dovreste leggere giusto. Andiamo di sintetico Balea Men. Intanto qui abbiamo fatto agire un po' l'acqua, abbiamo fatto sciogliere un pochino il sapone. Non vado a buttare via tutta l'acqua che si è creata, ma ne prelievo un pochino e inizio a prelevare questo sapone, che questo, se non ricordo male, la copertina originale di questo sapone dovrebbe avere delle palme. Infatti chiederò conferma a Fabio, dopo lo sento in privato e gli dirò di guardare il video e di confermare se ho azzeccato la copertina, insomma. Ecco. Il livello di montaggio, come potete vedere, cioè di prelievo ne ha prelevato a sufficienza ed è venuta una bella schiuma. Io vado a recuperarla tutta. Profumazione, infatti, ricorda molto, diciamo, la spiaggia o comunque l'estate. Vado a testarlo direttamente come ha fatto Fabio senza prebarba. E oggi involontariamente, molto probabilmente, sono riuscito anche a fare una insaponata abbastanza rapida e quasi idratata del tutto. Vado ad aggiungere giusto qualche gocciolina d'acqua che manca e poi ci siamo per fare questa insaponata bella idratata, ragazzi, perché l'idratazione è una cosa molto importante. Io poi adoro fare questo montaggio all'italiana sia sulla mia testa che in viso, perché almeno vai anche a massaggiare, in questo caso, i capelli e, nel caso della barba, i peli del viso, quindi fai anche una sorta di scrub. Quindi togliamo le impurità che ci sono. Ok. Perfetto. E ci siamo, ragazzi. Abbiamo fatto una bella insaponata. Adesso facciamo così: sciacquiamo un attimino il nostro sapone, cerchiamo di pulirlo il più possibile, per quanto riesco, perché comunque questa, non essendo la sua ciotola originale, non è semplice. Però noi ci proviamo. E quindi, allora, adesso lo devo mettere qui, perché
essendo che l'etichetta è carta, non l'ho protetta con lo scotch, dopo viene fuori un casino se c'è bagnato. Allora, prendiamo il nostro rasoio, ci assicuriamo che sia tutto a posto, che sia chiuso giusto, prima che si apre e poi ci si fa male. Incomincio la rasatura partendo dalle basette. Oltre a ringraziare Fabio che mi ha fatto, diciamo, provare questi saponi, ringrazio il ragazzo che gentilmente li ha dati a Fabio. Ora mi sfugge il nome, perché giustamente va ringraziata la persona che ci ha dato questi saponi, che poi noi ci siamo divisi, ok, però è giusto anche ringraziare. Adesso facciamo l'altro lato. Comunque la scorrevolezza di questo sapone è un qualcosa di wow, perché veramente mi piace. Scorre veramente bene. Le lamette sono nuove, come avevo detto l'ultima volta, le cambiavo. Le ho cambiate, quindi questa settimana, se non erro, siamo al secondo video di pelata, ma ci sta, perché poi domani farò quello per quanto riguarda la cura della barba. Andiamo a sistemarla un attimino, a renderla un attimino più gradevole in alcune zone. A livello di inquadratura fatemi sapere, ma dovremmo esserci, dovrei aver trovato la giusta inquadratura per quanto riguarda quando faccio i video della testa, poi quando ricomincerò la barba vedremo, ma penso che dovrebbe andare bene anche questa. Poi vi faccio un piccolo spoiler perché questa settimana Fabio viene ancora a casa mia, quindi farò un secondo video sbarbata a lui e gli farò provare un sapone che so che a lui piacerà molto. Quando le lamette sono nuove è tutta un'altra cosa, eh. Quando le lame sono nuove si fa un attimino più veloce, ma riusciamo anche a fare forse un bel po' meglio. Però è giusto anche sfruttarle il più possibile.
laddove si può. Per la barba, essendo che ce l'ho molto, molto, molto ostica e molto dura, io preferisco fare una barba e via. Ma per i capelli, se posso, cerco di sfruttarlo al meglio. Che li abbiamo quasi fatti, quindi ormai non manca molto. Ci siamo quasi. Qualche taglietto, purtroppo, quando sono nuove può capitare. Però l'importante è cercare di evitare, ma anche che capiti non è un problema. E comunque si chiudono subito. Sono taglietti. Di poco conto, diciamo. Domani vediamo se riesco ad utilizzare anche il piccolo grembiulino che si appiccica allo specchio per evitare di sporcare ovunque, per accorciarmi la barba. Vediamo un po' se riusciamo a utilizzarlo. Adesso sto facendo l'ultima rifinitura qui. Oggi abbiamo capelli, se così si possono chiamare, di 3 giorni, perché è giovedì. Ok, adesso io vado a sciacquarmi, poi passiamo al balsamo e all'aftershave, ragazzi. Eccoci qui, andiamo a prendere il nostro balsamo mediterraneo marino, tac, andiamo a mettere giusto un tanto così perché basta veramente poco, serve solo esclusivamente per idratare un attimino la nostra pelle e basta. Ok, adesso andiamo ad asciugarlo un pochino, intanto facciamo due chiacchiere. Sapone, veramente gli do un 9 tutto, perché sia profumazione abbastanza delicata, ma soprattutto la meccanica è un qualcosa di speciale perché senza prebarba sono riuscito a farmi i capelli in modo eccellente. Adesso andiamo ad utilizzare un Argan's Uomo, tanta roba, ce l'ho da un bel po', eh. Ce l'ho da minimo, boh, forse 4-5 anni. Mena, eh. Perché questo mena. Adesso lo sventoliamo un po', soprattutto dove c'ho i taglietti, però adesso già comunque l'effetto pizzicore è passato, quindi è una cosa momentanea. Diciamo che l'ho azzeccato, involontariamente ho azzeccato un aftershave con questa fragranza, veramente al top. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete attivando la mia campanellina, per avere
nuove news per quanto riguarda i nuovi video. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Buone pedate, buone sbarbate e buone sbarbate a me. A presto, ragazzi. Anzi, si può dire, visto che ormai lo sapete, a domani per il secondo video, per la mia cura della barba, ragazzi, e manutenzione in questo caso, però faremo più manutenzione che cure domani. Noi ci vediamo domani, ragazzi. Ciao, a presto.